con l'assessore alla cultura per rappresentare la 54esima edizione della Fiera dei Librai. Ci fa un po' il prospetto del programma di quest'anno. Allora, io esprimo la soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale di questo progetto della Fiera dei Librai, che ha un'importante edizione. Il fatto che si tenga questa manifestazione è già una grande e importante notizia per la città. Anzi, ho visto che si è rinnovata, è ancora più seduttiva, se vogliamo, e presenta un percorso davvero bello e articolato. Quest'anno, per quanto riguarda l'assessorato alla cultura, abbiamo anche tanti punti di contatto. L'anno scorso l'assessorato alla cultura aveva messo in piedi questa iniziativa, che era la sua terza edizione, che era di Bergamo. Quest'anno siamo alla quarta, non siamo più nel contenitore della Fiera dei Librai, ma li precediamo di una settimana. Questo vuol dire un'occasione anche di promozione della Fiera dei Librai stessi. Di Bergamo è un appuntamento che appunto prevede tutta una serie di incontri con autori, e all'interno della Fiera del Libro ci sarà un momento specifico dedicato alla Capitale Europea della Cultura con Federico Olivares, che è la responsabile del progetto del 2019, che racconta il senso di questa manifestazione e soprattutto il valore della cultura per la nostra città come momento di rilancio e di grande opportunità per Bergamo. Direi che questo è un traguardo importante, è un altro punto di partenza, come sempre diciamo, e quindi sì, fondamentale, se pensiamo che l'editoria, ma insieme al comparto della cultura, occupano a livello nazionale il 5% del PIL, e se prevediamo tutto l'indotto della filiera della cultura, il 15%, possiamo parlare di dati importanti e confortanti per un tema che deve diventare il tema dell'agenda di molti, non solo politica, ma a livello nazionale, come punto di partenza di tanti ragionamenti.